da 12 anni, questo è il 12° anno, pedaliamo in Italia con tanti amici campioni dello sport e della vita per raccogliere fondi e per sensibilizzare sulla fibrosi cistica, che è una malattia genetica grave, la più diffusa in Italia, dove un cittadino italiano su 30 è portatore sano molto spesso inconsapevolmente. Abbiamo pedalato in tutta Italia, ci fa molto tanto piacere tornare a sud e essere a Benevento anche benedetti da questo temporale. E abbiamo pedalato per quasi 7.000 km in questi anni, abbiamo raccolto circa 700.000 euro e stiamo dirigendoci oggi verso il Molise, ecco, e finiremo dopodomani a Lecce. Ma la pensione vale dappertutto, vale per le alluvioni, per il tempo cattivo, vale in questo caso sul piano delle malattie che possono essere prese in tempo se appunto c'è questa capacità di attenzione debita, sia parte chi ha la malattia, sia parte quelli che l'accompagnano nell'itinerario, diciamo, di natura ospedaliera, di natura medica. Oggi è una bella città, voglio ringraziare la signora Muccillo, tutti quanti gli altri, ringrazio Moser, grande Moser che è qua oggi ospite, ringrazio Marzotto e tutti quanti gli altri che sono qua nella nostra Benevento, perché è una bella iniziativa questa. Mi spiace il tempo inclemente, non clemente come me. È già un po' d'anni che facciamo questo bike tour, così chiamato, della fibrosi cistica con Matteo Marzotto, che è uno dei dirigenti della fondazione, e in tutti gli anni abbiamo cercato di far conoscere il problema di questa malattia e anche una raccolta fondi per la ricerca, perché negli ultimi 15 anni chi ha questa malattia ha speranze di vita molto più lunghe di prima. Questo bike tour che ogni anno fa un percorso diverso, l'anno scorso eravamo in Lombardia, prima siamo andati da Milano a Roma, in Sardegna, in Sicilia. Quest'anno siamo qui nel centro-sud, diciamo, per cercare di sensibilizzare anche qui la popolazione. Ci sono un po' dappertutto dei ragazzi che hanno questa malattia, ce n'è uno non con fregare, noi 107, che pedala anche, è qua 107, che pedala con noi uno che ha la malattia.